Grande Fratello è sempre stato il reality simbolo di molta apparenza e poca sostanza, ma per l'edizione numero 15 della casa più spiata d'Italia ci serve una candidatura estremamente significativa, quella di Biagio Parrino, giovane di Santa Margherita di Belice, sin dalla sua nascita costretto su una sedia a rotelle, ma con una voglia di vivere estremamente forte. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente, si trova a Gioia Tauro, dove sosterrà i casting per il Grande Fratello numero 15. Io dalla nascita sono costretto a causa di una disabilità fisica a muovermi su una sedia a rotelle nelle mie giornate quotidiane. Però questa situazione di difficoltà non mi ha fatto mai paura, anzi ho cercato sempre con forza di superare questa situazione, cercando di viverlo in modo positivo e cercando di andare avanti. Da qui è nata la voglia di partecipare a questi casting ufficiali del Grande Fratello 15, perché il mio desiderio è di farne parte, perché io vorrei portare alla casa del Grande Fratello la mia realtà fisica, la mia realtà di vita, cercando di far capire alle persone che mi guarderanno mentre sarò all'interno del GF15 che la disabilità è solamente una condizione fisica e non assolutamente una malattia. Biagio, al prescindere del risultato del casting, quello che porterai con te comunque sarà una grandissima esperienza, soprattutto per quanto riguarda la vicinanza che ti è stata mostrata sui social network, ma anche dalla cittadinanza di Santa Margherita di Belice. Sì, è stata una vicinanza abbastanza massiccia, sia dal mio paese Santa Margherita di Belice, città del Gattopardo, e sia anche dalle persone che non mi conoscono. Tutto questo mi ha fatto onore, mi dà tanto orgoglio, tanta felicità e spero di non deludere nessuno, ad iniziare dal mio paese e per concludere anche tutte le persone che mi seguiranno anche al di fuori di Santa Margherita. Comunque tu hai già vinto sicuramente partecipando a questi casting e vorrei farti davvero l'in bocca al lupo. Io ringrazio voi per questo momento di vero cuore e grazie.